Benvenuti a Cook Academy TV, una puntata dove parliamo di un prodotto, anzi di una ricetta, di una preparazione molto cara a tutti, non solo a noi romagnoli, ma potrebbe essere un patrimonio dell'umanità, i cappelletti. E con me c'è la dottoressa Sara Biondi, dottoressa nutrizionista, che in questo caso mi aiuterà a capire, ma possiamo mangiare i cappelletti? La risposta è sì, dobbiamo. Perché il cappelletto è, oltre a quello che hai detto, un valore aggiunto sulla tavola, è espressione di convivialità. E da sempre, quando ci mettiamo a tavola, sia nei giorni di festa che non, vogliamo stare insieme. Mangiare insieme agli altri, mangiare un piatto della tradizione, ci fa sentire effettivamente proprio abbracciati da quella che è la cultura culinaria. Il cappelletto rappresenta veramente, insieme a tantissimi altri ingredienti, la cultura, le ricette, la tradizione, ma anche proprio stare insieme, la realizzazione del prodotto, e c'è tutto un retaggio culturale dove possiamo andare veramente a studiare e potremmo parlare di cappelletti veramente per delle ore. Noi a questo punto però possiamo andare a farli, cosa dici? Assolutamente, farli fa parte un po' della preparazione, fa parte un po' del mangiare e soprattutto il cappelletto, come l'hai citato, in brodo, si completa con il brodo stesso, che è ti direi quasi un piatto a sé dal punto di vista nutrizionale, perché è ricchissimo di acqua, dove il cappelletto ne è privo e quindi completa la sazietà. In più è ricco di proteine e ulteriormente a quelle che troviamo dentro il cappelletto e dentro la sfoglia completano il profilo proteico del piatto, e quindi è sia un piatto della cultura culinaria in termini prettamente legati alla bontà del pasto, ma anche dal punto di vista nutrizionale un piatto molto completo e per alcuni aspetti ricco, forse troppo se lo pensiamo tutti i giorni, giusto se lo pensiamo con una frequenza un pochino più ridotta. Sono d'accordo con te, perché così celebriamo veramente le feste. Guarda, un bicchiere d'acqua prima di partire, andare a lavorare, perché adesso dobbiamo lavorare con farina, uova, pasta e mattarello. Quindi idratati innanzitutto. Assolutamente. Inoltre poi quando si fa la pasta fatta in casa si parla, ci si confronta e quindi bisogna avere la bocca ben idratata. Sara, dopo aver parlato profondamente sotto l'aspetto del cappelletto, lo facciamo il cappelletto? Finalmente. Una cosa che mette d'accordo tutti per quanto riguarda il cappelletto, che solitamente in ogni famiglia c'è sempre una gran diatriba, perché il mio è quello giusto, quello vero, è il migliore, non so se succede anche da te, però sono le ricette di casa di famiglia che quindi quell'ingrediente in più, in meno, fa la differenza, perché è il sapore anche del ricordo e della tradizione. I cappelletti hanno una cosa in comune, tutti, che siano con un ripieno di carne o un ripieno di formaggi, la pasta. La pasta, tutta la pasta ripiena o la pasta fresca, noi dobbiamo utilizzare una buona farina e delle uova di gallina. Io in questo caso scelgo questa farina perché è specifica per fare l'impasto, quindi la pasta di farina e uova, ha un buon grado di assorbimento e poi si riesce a lavorare molto bene col mattarello. Io intanto comincio a mettere un po' di farina e generalmente è un uovo 100 grammi. Ormai io vado a occhio. Ma tu Sara, la fai la pasta fresca? Io la faccio. Il cappelletto nella mia famiglia è proprio una tradizione. Si inizia verso questo periodo, quindi quando iniziano a mancare uno o due mesi a Natale, tutte le domeniche si fanno. La mia mamma, ad esempio, proprio perché sente un po' l'influenza delle Marche, del mio babbo e della Romagna della mia mamma, mette più tipi di carne a crudo e due o tre tipi di formaggio. Quindi è proprio in realtà un cappelletto molto ricco. E concordo con te nel dire che in realtà l'elemento che un pochino accomuna tutti i tipi di cappelletti è la sfoglia, che deve essere in realtà un prodotto al palato abbastanza consistente, perché è quello che ci dà il morso ed è quello che, quando soprattutto usiamo i brodi, quindi a volte la cottura un pochino ne risente, ci permette di avere sempre quella buona masticabilità, perché il primo piatto, anche se qui abbiamo effettivamente, come abbiamo già visto, un piatto ricco, deve riuscire a tenere in bocca tantissimo sapore, farci proprio gustare, farci emozionare. Hai detto due o tre termini: la emozione,
quindi quello che, quelli che sono i piatti del ricordo, delle feste, delle suggestioni ci riportano indietro, che quindi può essere anche il prodotto meno pregiato, ma è buonissimo. E poi è parlato di masticabilità e struttura. Se andiamo a indagare in maniera più professionale, la percentuale di pasta e di ripieno è una proporzione, 2/3 di ripieno, 1/3 di pasta. Perché se io ho quei cappelletti che hanno tutta quella pasta attorno, esatto. La mia nonna diceva, qui sono stati un po' tirchi, in dialetto, poi cos'hai qui, questa roba? Perché rappresentano l'abbondanza. Poi tu hai parlato di un ripieno ricchissimo, io qui ho gli ingredienti per fare il ripieno con la carne, che può essere maiale oppure vitello, pollo, diciamo che il classico dovrebbe essere il petto del cappone per il Natale. Qui abbiamo della lonza che si fa cuocere con un po' di salvia e di burro, tu invece hai detto che tua mamma la mette a crudo e ci sono dei formaggi, della ricotta e del ravigiolo. Perché ci sono anche dei ripieni solo esclusivamente di formaggio, che io li amo, però poi la mia famiglia li fa con la carne, proprio perché girando e spostandosi si trovano tantissime particolarità. Naturalmente formaggio grattugiato, noce moscata e limone. E quindi il racconto del ripieno cambia da famiglia a famiglia. Sì, rappresenta un po' la storia, poi ovviamente tanta fa la differenza nella frequenza, perché quando abbiamo un ripieno molto ricco, ovviamente si avvicina un pochino più a un secondo che a un primo, e quindi in ambito nutrizionale, come abbiamo un pochino già visto, essendo un piatto così carico, ha una frequenza ridotta, quando un prodotto un pochino più semplice è il brodo che poi un po' lo completa. E questo è proprio legato a quello che rappresenta all'interno della famiglia il piatto e un pochino la sua storia. Ma diciamo che è veramente un piatto completo, hai il ripieno, hai la pasta, il brodo, anche il brodo di carne è un brodo ricco. Qui abbiamo un brodo dove abbiamo messo della gallina, del manzo, tutte le verdure, e ha bollito rigorosamente 3 ore, che già il brodo un po' consola, no? Con l'inverno, le feste, ma in generale. Il cappelletto poi vuole essere veramente un momento di festa e rappresenta, almeno per me, per la Romagna, il momento in cui tutti a tavola, non quando andiamo a mangiare, ma quando bisogna farli. Perché la mia mamma dice, ognuno deve chiudere la sua parte. Come tu la domenica con la tua mamma li prepari, nella nostra famiglia succede uguale. Pasta pronta, fatta riposare, fondamentale, e andiamo di mattarello. Ti grazie. Chiedo di poggiare di là gli ingredienti. Qui ho un ripieno, come si dice in Romagna, un compenso già pronto. E naturalmente la farina per spolverare un po' per andare di mattarello. Il bello di quando si fa la pasta fatta in casa è che si fa anche ginnastica. Ma c'è la postura allora, Dritti davanti al mattarello, davanti al tagliere col mattarello. È un lavoro che si lavora con il corpo. Diamo energia alla nostra pasta. Un quarto di giro ogni volta e via che si va sino alla fine. Bella sottile. Ripieno pronto, pasta tirata, vado a tagliare i famosi quadrettini, anzi lo sai, io solitamente uso il mattarello per non andare storta. Come un righello. Sì, come quello dei geometri, no? Però invece questo è quello della spoglina, mi dà la misura, perché anche il cappelletto può essere più o meno grande a seconda delle abitudini a casa, cioè chi li fa piccoli, chi li fa più grandi, io mi prendo un po' questa misura. Poi, siccome noi siamo generosi, io dico sempre, e ci piace abbondare, io li tendo a fare un po' più grandi. Sono anche un po' più belli da vedere nel piatto, quando insieme al brodo si presentano, effettivamente riempiono molto di più l'occhio. E queste sono ricette che effettivamente prima di mangiarle si vivono e soprattutto si guardano, si osservano. Ok. Ma tu sei capace a chiuderli? Allora, a casa mia io rientro ancora nel team che mette il ripieno. Ah, perché avete le scuole andate a livello? Io sono con i non miei nipoti. Non ti hanno ancora promossa? No, sono ancora con i miei nipoti che vanno nel team 4 anni, 16 anni, sono ancora con loro, però posso imparare.
bella questa cosa. Quindi non ti hanno dato ancora la promozione. No, perché appartengo ai piccoli, essendo la più piccola di casa. Dai, prendine uno in mano. Qua, allora. Chiudiamo a punta. Fatto. Ok? Poi questa base qui, perché questo è un triangolo, li dobbiamo unire così. Si devono abbracciare. Perfetto. Ecco, fatto. Il cappelletto. Brava, adesso comincia la produzione. Cappelletti fatti, appena chiusi, andiamo nel brodo bollente. Allora, il brodo è di per sé un alimento vero e proprio, soprattutto quando è di carne, quindi ha una buonissima quota proteica e va un pochino a completare sotto il profilo aminoacidico e quindi arriva dove non è arrivato il cappelletto in termini di sazietà. Quando mangiamo un primo così ricco, ricordiamoci che dopo dobbiamo completare il pasto con una porzione di verdura e una fettina di pane, preferibilmente un pane toscano, un pane semplice, per cui abbiamo già tanto sale e tanta ricchezza, quindi dovremmo metterci di fianco qualcosa di un po' più semplice, se stiamo a dieta. Se invece siamo in una fase un pochino più conviviale, un pochino più di festa, sicuramente questo è un piatto che da solo sazia, quindi dopo magari un piccolo assaggio della carne del brodo. Ma sai, dei bei pranzi, quelli importanti, arriviamo con un po' di antipastino e cappelletto. Poi di solito cosa succede? Beh, io non ce la faccio più. E il secondo lo mangi la sera. È un compromesso che va bene. Compromesso, e se rimangono già cotti, scaldati, anche se non sono più al dente, sono sempre buoni. Sempre. Guarda, hanno bollito qualche minuto. Andiamo. Abbiamo fatto veramente dei cappelletti ricchi. E mi dispiace, Sara, che adesso devi andare via. Ma pensa che poi ho un ospite speciale con una sorpresa proprio per i cappelletti. Poi guarda che bel piattino. Devi proprio andare via? No, io se vuoi posso rimanere, posso stupirti. Va bene. Allora dai, assaggia. Attenzione. Grazie. Che scotta. Com'è? Buonissimi. Peccato che si possano mangiare solo per le feste. Guarda, io adesso continuo perché a proposito di cappelletti ho una sorpresa, un qualcosa di dolce, sfizioso, però dove il cappelletto è veramente centrale. Ti saluto, grazie di essere venuta. Guarda, questi due o tre che sono rimasti te li do, così stasera a casa te li cucini. Volentieri. Va bene? Cappelletti in brodo di carne. Ingredienti. Per la pasta ci occorrono 200 g di miscela pasta e 2 uova. Per il ripieno, 100 g di ricotta, 100 g di ravigiolo, 200 g di lombo di maiale, un uovo, 40 g di parmigiano, noce moscata, sale, pepe e scorza di limone. Il cappelletto è un'istituzione in Romagna e lo troviamo un po' dovunque. Quando vado fuori mi dicono, ma perché non porti 2 o 3 cappelletti? Ma il cappelletto ci sorprende e in questo caso ho un ospite, Attilio Bassini, titolare del ristorante Al Cairoli di Ravenna. Benvenuto Attilio. Grazie per avermi ospitato qua. E cosa ti sei inventato con questi cappelletti? Beh, abbiamo creato non uno ma ben due soluzioni bellissime. Cappelletto fritto ripieno di cioccolato e il cioccolatino a forma di cappelletto. Quindi questo cappelletto lo posso portare dovunque? Certo, viene servito nei conni per quanto riguarda il cappelletto fritto, quindi puoi girare anche per i monumenti importantissimi di Ravenna, quindi giri con i monumenti, te lo sgranocchi, te lo mangi, te lo assapori, è una cosa fantastica. E quindi anche questo cioccolatino che dimostra il legame che abbiamo con questa terra, con questo simbolo che mette d'accordo tutti. Certo, abbiamo creato il cioccolatino a forma di cappelletto, abbiamo avuto il patrocinio da parte del comune. Da dove è partita quest'idea? Il cioccolatino è partita da un'idea del 2021. Eravamo in lockdown e insieme allo chef ho detto facciamo il cioccolatino a forma di cappelletto, in modo da poterlo far assaporare ai ravennati e ai turisti che vengono a Ravenna. Sicuramente è un bellissimo simbolo, è un bellissimo aspetto e poi presentato, confezionato, diventa proprio un regalo. Perché certo. A volte il cappelletto fresco
si trova, insomma, diciamo che è un attimino più impegnativo, no? Doverlo portare, perché noi vogliamo portare i cappelletti dovunque, ma in questo momento vi portiamo in cucina e vediamo i cappelletti fritti e il cioccolatino di cappelletto. Attilio, benvenuto nella mia cucina e mi hai portato questi bellissimi pensieri, omaggi, il cappelletto. Esatto. Io mi sono organizzata e li friggo, perché questi voi li preparate nel vostro ristorante, li offrite e anche da passeggio, quindi è questa cosa sfiziosa. Ma raccontami un po' di questa ricetta. Allora, questa ricetta è una ricetta del cappelletto quasi tradizionale, lo diciamo. Noi abbiamo creato un'innovazione su questo, quindi abbiamo cambiato un po' l'impasto e naturalmente abbiamo cambiato la parte interna, quindi quello che è all'interno del cappelletto. Invece che esserci le cose classiche, quindi parmigiano, lo squacquerone, le uova, abbiamo messo dentro della cioccolato per renderlo dolce. Cappelletto che è molto apprezzato sia dai ravennati che dai turisti, perché possono girare per la città dentro col cono, girano per la città e mangiano il cappelletto passeggiando per la città, oppure all'interno del ristorante viene servito su un piatto con un po' di crema inglese alla base. Quindi diventa proprio un dessert, un fine pasto, esatto. Però quello che la fa da padrone è proprio questa forma, no? Esatto. Questo cappello che ha una storia, ha una grande storia. Diciamo una storia infinita. Sì, sì, sì. Quindi, e hai detto, quindi siete partiti con l'idea, dentro c'è solo cioccolato o anche altro? È una crema di nocciola, quindi abbiamo questo contrasto perché la parte esterna è un po' salato, naturalmente per... Ah, quindi la pasta è più sulla tradizione, più sulla mi viene tradizione. Da dire. Voglio rubargli la ricetta, ma tanto non ce la dà, non ce la dà. Perché addirittura hai registrato marchio, il nome. Abbiamo registrato il nome, abbiamo fatto tutto. E dovranno essere prodotti anche per un pubblico a casa, nel senso che adesso ci stiamo muovendo insieme a altre persone per produrlo all'esterno. Quindi passerai dal ristorante dove offrite un prodotto fatto mangiato, mi viene da dire, no? Esatto. A un prodotto che invece lo possiamo trovare un po' dovunque, quindi po' dovunque, esporterai il cappelletto, il cappelletto. Il cappelletto, esatto. Allora, io lo sto friggendo, sto usando un olio di semi, un olio il più neutro possibile, abbiamo un olio alto oleico, se va bene, perché giustamente poi anche il colore diventa leggermente ambrato, ma proprio è il punto di cottura. Poi giustamente tu mi hai detto, sai, a volte dipende dal tipo di olio, no? Però direi che è molto veloce perché poi il ripieno in questo caso non si deve cuocere. No, quindi non si deve cuocere, è già cotto. Il ripieno, perché è già cotto il cioccolato. Quindi. E da questo che fate al ristorante, in cucina, quindi con lo chef, tutto un lavoro, arrivare a quello che vedo là, quella bellissima scatolina. Allora, questa bellissima scatolina è stata creata nel 2021. Come dicevo prima, e è un cioccolatino a forma di cappelletto. Quindi hai fatto lo stampo. Abbiamo fatto lo stampo. Quindi questo proprio in versione, questa bellissima scatolina che diventa un omaggio, un regalo. Esatto, un regalo, un ricordo di Ravenna. Abbiamo qualcosa da portare a casa per i turisti. Ma non solo per i turisti. Anche per gli stessi ravennati, no? Direi che il cioccolato sta bene sempre dovunque. Certo. Per quanto riguarda il cappelletto tradizionale, all'interno del ristorante, quale spazio occupano i cappelletti, oltre al fatto di avere questa bellissima idea del dolce, quindi una proposta? Perché soprattutto io penso che un cliente, un turista, ma chiunque viene e questa proposta non se la dimentica più. No. In quel posto quindi hai cappelletto, novità, Ravenna, città che visito, giornata piacevole e in tutto ciò c'è sempre il cappelletto. Esatto. Oltre a questa formula, il cappelletto della tradizione lo proponete? Certo, certo, assolutamente. È fatto e prodotto da noi come tutta la pasta allora, fresca. Adesso sai che noi in Romagna abbiamo una grande diatriba, a partire dall'Artusi in cui ci dava più possibilità,
Quindi carne o formaggio? Formaggio, perché Ravenna è formaggio. Vedi? Perché io che vengo da Rimini, dove c'è più la presenza della carne, sì. E invece più ci spostiamo, anche perché il cappelletto ha ogni casa ha la sua. Però una cosa, siamo d'accordo tutti quanti, la forma. La forma. La forma del cappelletto che ripercorre proprio un momento, un ricordo, no? Sì. Il cappello del prete. Allora, una volta fritti, hai detto che tu al ristorante li proponete con una salsa. Avete una salsa in particolare, un abbinamento particolare? L'abbinamento particolare che mettiamo su un piatto e alla base e, mettiamo una crema inglese. Okay. Poi viene fatto con una spolverata di zucchero a velo in uscita. Quindi la crema inglese si abbina anche col colore, ma anche molto, soprattutto col sapore. La crema inglese è un classico, generalmente al gusto della vaniglia, quindi è proprio un elemento che si sposa sempre bene. Fritti per qualche minuto, molto esatto. Veloce, anche perché se questa è una proposta che date la possibilità alle persone in giro, poi dovranno cuocerselo a casa, o lo commercializzate già cotto? No, bisogna che lo cuociano a casa naturalmente. Quindi la cottura, sì. Possiamo fare un inciso sul fritto che bisogna sempre fare attenzione, esatto. L'olio ben caldo, pulito, un olio alto oleico, quindi direi che in casa poi si può fare perché è realmente molto veloce. Esatto. Quindi, oltre al ristorante, in città ti stai organizzando per dare la possibilità a tutti di acquistarlo, certo. E quindi come potremo fare? Perché sei ancora all'inizio, no? È proprio molto fermento, ancora non si sa bene, però come faremo per trovare questi cappelletti fritti? Lo troverete in e-commerce e anche nella distribuzione, quindi stiamo partendo in questo momento e a breve vi sapremo indicare. Quindi dove sicuramente trovarli. Lo pubblicizzerai perché certo. Cappelletto e sicuramente tutta la città ti rappresenta, sì. No? Perché in questo caso sei venuto a parlare del tuo ristorante, però mi viene da dire che il cappelletto è proprio patrimonio di noi romagnoli, ma anche dell'umanità, di tutti quelli che lo apprezzano, che sia salato, che sia dolce e che sia al cioccolato. Esatto. E naturalmente, visto che dobbiamo promuovere, ci promuoviamo, sui nostri social ci trovate e vai, andiamo Aurelio con una bella foto e cominciamo a far promozione. Bene. Vedi, me l'ha detto, vedi? Lo sapevo, lo sapevo! Marco, scusa! E con me c'è la dottoressa Sara Biondi, che mantiene giovani questi tortellini cappelletti avevo proprio sete.